Roslan? Hai dimenticato chi è che paga tutto? Dovrei deciderli io gli invitati. È suo padre, lei vuole che ci sia. Tu vuoi che ci sia? Lasciami in pace, Terry. Ti ho fatto una domanda. Qual è la domanda? Se voglio che un uomo vero accompagni mia figlia all'altare? Che casetta, sua moglie vive qui? Ex moglie. Sembra che darà una gran bella festa. Qualcuno si sposa? Mia figlia. Avanti. Tu devi essere Roslan, quello che scrive libri pieni di sangue. Già. Terry Goldstein. Sono il marito di Catherine, piacere. Sono anche un avvocato e difendo quelli come te. Voglio dire, quelli dei tuoi libri. Ciao, come va, Roslan? Ciao, Katia. Benissimo. Hai conosciuto Terry? Sì, noi stavamo parlando dei miei libri. Sembra che sia un mio ammiratore. Posso capirlo. E tu? Hai fatto un gran lavoro con la mia bambina. Quando è l'ultima volta che l'ho vista? Al diploma? No, alla facoltà di legge. Ora si è affermata, è diventata pubblico ministero. E dove è adesso? Al piano di sopra. E tra 3 ore arriva la limousine per portarci in chiesa. Cerca di convincerla che se non metterà il velo finirà per sembrare una modella di Victoria's Secret. D'accordo. Ok. Ciao. Papà. Mi sei mancato. Anche tu, amore mio. Allora che ti ha detto? Che sei più bella che mai. E questo lo so, è che non dovevo tardare al matrimonio. Ha detto qualcos'altro? No, ma dimmi, la telefonata ha creato problemi? Sì, l'uomo che ha sposato è un vero imbecille. L'ho conosciuto al piano di sotto. Voglio presentarti il mio fidanzato. Roslan, piacere di conoscerti. Io sono Stefan Abramov. Piacere mio. Beh, ora vorrei restare da solo con lui. Vuoi darci l'occasione di chiacchierare un po'? Mi farebbe piacere. Per me è importante. La limousine e la chiesa possono aspettare. Ah, solo qualche minuto. Ricordi quella storia che papà ti mandò quando eri piccola? Sì, il drago e la bambina cieca. Lei pensava che il drago fosse un cigno e lui non voleva che lei scoprisse la verità. È una storia triste. Non prendertela mai con tuo padre. Stefan, adesso è lui la mia vita. Senti forse di aver bisogno dell'approvazione di tuo padre? Ho imparato col tempo che vuole che noi abbiamo ciò che lui non può dare. Sono felice che oggi sia venuto. Chi sei tu? E perché hai quell'atteggiamento? Eh? Sei un gangster? Oh, partiamo con il piede sbagliato. È mio padre il gangster e avrebbe voluto che io seguissi... Le sue orme. Sì, lo so. Poi, hai conosciuto Lenny? E Lenny si aspetta il meglio da me. Ti chiedo una cosa. Credi che Michael possa dare la colpa a mia figlia o a me per aver rovinato il suo progetto?
Mio padre è un russo vecchio stampo. Si aspetta che io torni da lui strisciando, magari per trasformarmi in uno come te. Tu non mi conosci. E nessuno di quelli con cui ho lavorato è sopravvissuto per raccontare la mia storia. Allora non ne parliamo. Sì, è meglio. Evitiamo. Evitiamo. Quando loro escono, entriamo noi. Ehi, Lenny, non voglio disturbarti, scusa. Lo so che hai già un anello. Questo apparteneva a mia madre. Lei era di San Pietroburgo ed era una donna bellissima, proprio come te. Io vorrei che lo avessi tu. Terry, accompagnami in chiesa. Possiamo lasciare Ruslan al suo hotel strada facendo. Di chi è quell'anello? Grazie, papà, è bellissimo. So quanto è prezioso per te, quindi lo indosserò e ne avrò la massima cura. Lo lascio qui, verrò a prenderlo dopo. Lo metterò per la cerimonia. Io vado in hotel a cambiarmi, ci vediamo in chiesa. Ti passerai a prendere Terry? No, posso anche prendere un taxi. Papà, ti prego, fallo per me. Dovete imparare ad andare d'accordo. Ok. E papà, non giudicare Stefan troppo in fretta. Se tu sei felice, io sono felice. E tu sei felice, quindi va bene così. Questo è l'ultimo mazzo di fiori. Dove devo metterlo, signor Goldstein? Che diavolo ne so, chiedilo a mia moglie. Sì, Goldstein. Pensavo per il bene di Lenny che tu e io dovremmo... Ascolti. Aspetti un attimo, ok? Qui è successo qualcosa. Deve parlare con il mio sergente. Pronto?